Pace a te, anche oggi siamo insieme, vogliamo ringraziare il Signore per la bella occasione che ci dà di essere insieme per lodare, benedire e glorificare il Signore. Ti voglio raccomandare, lascia tutte le altre cose, mettiamoci insieme, fai conto di essere in chiesa nella presenza del Signore. È vero che il Signore dimora nel nostro cuore, ma è vero che dobbiamo dargli l'onore che Egli merita perché comunque è Dio, alleluia, lo vogliamo benedire, lodare e glorificare. Non pensare mentre faccio questa cosa faccio pure questa, è diversa la situazione. Quando tu ti metti rilassata, seduta, tranquilla per assorbire più che puoi, cantare, pregare ed assorbire con attenzione Meditando, cercando di assorbire più che puoi della parola di Dio, vedi che la differenza è enorme. È come quando mangi, se quando mangi guardi il telegiornale, parli con i figli, se invece ti metti tranquillo ti senti più sazio, mangi più con appetito, più con decoro e digerisci anche meglio. E così è la parola del Signore. Quando noi gli diamo l'importanza che Essa ha perché ce l'ha, allora cominciamo a vedere che nella nostra vita qualcosa cambia. È vero che qualche volta facciamo come le due sorelle che spesso mi vengono in mente, che tutte e due hanno invitato Gesù, però una ascolta e l'altra fa i servizi. E Gesù non loda quella che fa i servizi, Gesù loda quella che si mette per ascoltare quello che Egli vuole dire. Diciamo che queste immagini ci aiutano a comprendere quanto è importante che noi, uomo o donna che tu sia, perché qualche volta noi pensiamo, dato che Gesù parla alle donne, noi uomini possiamo fare quello che vogliamo, ma in realtà il Signore sta parlando di due esseri umani che possono essere sostituiti uomo o donna. Non per dire quello che si dice adesso con la nuova legge che c'è, ma per dire che il Signore ci guarda come esseri umani. Eh? Perciò, o uomo o donna che tu sia, facciamo bene a prendere la parte di Maria, quella che Gesù dice la buona parte. Perché Gesù è la parola. Quando arriva la parola a casa tua, e Gesù che viene a casa tua per mezzo dello Spirito Santo ti parla e ti applica la parola al presente che può portare grandi cambiamenti nella tua vita. Se tu invece sei distratta, distratto e vai a destra e a sinistra ti sfiora, non riesce neppure a entrare. Perciò hai capito bene, mettiamoci insieme e cominciamo a lodare il Signore con un bel canto che dice Io canto al nome tuo Signore. Cantiamolo con tutto il cuore, mettiamoci di pari con sentimento e lo lodiamo, lo cerchiamo, lo invochiamo e riflettiamo anche quello che cantiamo, perché se lo cantiamo solo con le labbra e non ci applichiamo il cuore è come una recita artificiale. Facciamo come quelli che erano pagati per piangere quando moriva qualcuno. Facevano solo il lamento artificiale ma non sentivano nessun dolore perché non gli apparteneva a quella persona. Allora mettiamoci insieme e cantiamo questa lode al Signore. Canto al nome tuo, lodo al nome tuo perché il tuo nome degno e grande è cantiamolo insieme. Io canto. oh Vogliamo al Signore per mezzo della preghiera, vogliamo andare a Lui insieme, vogliamo soprattutto fare aprirci e pregare col cuore. Per mezzo della preghiera del cuore noi abbiamo la possibilità di partecipare ai progetti di Dio, perché realmente a noi qui sul pianeta Terra serve di parlare con la bocca per dire... E possiamo parlare anche senza il cuore, ma Dio non ascolta soltanto cosa diciamo con la bocca, Egli guarda i sentimenti del nostro cuore, perciò preghiamo con tutto il cuore, mettiamoci insieme ed invochiamo la sua divina presenza nella nostra vita, sulla nostra vita, nella nostra casa, sulla nostra famiglia sulle cose che facciamo, per quelle cose che abbiamo bisogno, così man mano che restiamo nella sua presenza ci apriamo in un modo che possiamo partecipare al Signore tutto ciò che c'è dentro di noi e permettiamo allo Spirito Santo di penetrare nei nostri bisogni, sì, per poter dare delle risposte appropriate per quelle che sono le nostre necessità e per quello che è il piano di Dio nella nostra vita. Sai, mentre siamo in sua presenza, possiamo beneficiare di questa opera per mezzo dello Spirito Santo che permea la nostra vita attiva la sua energia dentro di noi e ci dà comprensione e ci apre le porte della rivelazione per poter comprendere quello che il Signore vuole dire a ciascuno di noi. Perciò mettiamoci insieme, preghiamo il Signore, mettiamoci di pari sentimento con tutto il nostro cuore e andiamo al Signore. Prega insieme con me, ma non pregare per i fatti tuoi. Prega insieme con me per dire insieme, non devi ripetere tutte le parole, ma ti devi accordare nel dire sì Signore, sì Signore. È una preghiera di partecipazione e corporativa. Mettiamo insieme quella poca fede che ognuno di noi ha e andiamo insieme al Signore. Tu puoi ricevere grandi benefici, forse non hai mai provato, ma mentre io prego o mentre qualcuno prega e tu partecipi confermando, senti che la tua preghiera diventa più forte perché è come accordarsi. E Gesù dice che quando due si accordano, se tu ti accordi con me, quello che noi chiediamo insieme, il Signore lo fa. Se due si accordano sulla terra, il Padre vostro che è nei cieli darà la risposta. E quando siamo due o tre insieme, Egli è in mezzo a noi. Perciò noi abbiamo questa certezza, perciò muoviamoci nelle direttive che la sua parola ci dà e vediamo grandi risultati perché quando noi ci lasciamo condurre da quello che dice la sua parola, egli non viene meno alle sue promesse. Andiamo al Signore insieme e ti raccomando, mentre io prego per guidarti e guidarci insieme, cercare il Signore che operi in mezzo a noi, fallo insieme con me dicendo sì Signore. Sì Signore, sì Signore. Signore veniamo a te insieme di pari sentimento, con ogni fratello, ogni sorella. Ti preghiamo Signore, insegnaci come metterci di pari sentimento nella tua presenza perché quando noi lo facciamo tu manifesti la tua presenza. Nei nostri singoli cuori, così come sembriamo sperduti per il mondo, ma non siamo sperduti davanti a te perché tu sei presente vicino a noi, su di noi, dentro di noi, in mezzo a noi, per operare in nostro favore. E noi ti vogliamo ringraziare. Ti preghiamo, Signore. Guida questo culto, uniscici di pari consentimento e fa che insieme possiamo innalzare il nostro cuore verso di te per chiederti di esserci di aiuto, di guarirci l'anima, lo spirito e il corpo, di perdonarci perché abbiamo bisogno del tuo perdono, di purificarci col tuo sangue perché abbiamo bisogno di essere purificati e di riempirci dello Spirito tuo Santo che presieda nella nostra vita ed amministri i tuoi consigli al nostro cuore mentre siamo insieme. Signore, opera in mezzo a noi. Signore, tu conosci i bisogni di ognuno di noi e noi li presentiamo a te così come siamo di pari sentimento. Manifesta la tua presenza per mezzo dello Spirito Santo a ciascuno di noi. Benedicici insieme, vieni Spirito Santo, dai quattro venti e soffia su tutto il territorio dovunque c'è un credente che insieme. Siamo nella tua presenza e parla ai nostri cuori, Spirito Santo di Dio. Agisci in ognuno di noi, possiedici, riempici della tua presenza ed opera per amore di Gesù, te lo chiediamo. E nel suo nome, Padre Dio, ti chiediamo ogni cosa, perché tu lo hai benedetto, lo hai consacrato per essere... Il nostro Salvatore, il nostro Mediatore, il nostro tutto, e noi ti ringraziamo per Gesù Cristo. Amen. 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 Accomodati se ti sei alzato, ti sei alzato in, in piedi e mantieni un livello di ricerca spirituale presso il trono della grazia di Dio. Guarda che ci sia costantemente la tua connessione con il cielo per dire Signore ho bisogno di te, Signore fammi comprendere quello che vuoi dire al mio cuore questo giorno, Signore opera nella mia vita, Signore opera nella mia casa, Signore opera perché io possa sentire una parola che viene da te ancora in questo giorno. Sì. Nessuno lo può chiedere per te. Nessuno lo può chiedere per me. Lo dobbiamo chiedere singolarmente ognuno di noi e tutti insieme chiediamo che egli operi nella nostra vita ora, mentre siamo in sua presenza. Vogliamo cantare un altro bel canto che dice "Tu meriti la gloria e l'onore" È il numero 774. Se non hai il libro dei cantici, richiedilo, te lo mandiamo gratuitamente. Così puoi cantare anche quando noi non siamo in onda. Cantiamolo insieme questo bel canto. Un altro bel canto che dice tu hai dipinto i cieli, lo vogliamo lodare con il 737, tu hai dipinto i cieli ed hai fatto il mare, tutte queste cose ci parlano della sua grandezza perché egli è il creatore di tutto l'universo, lo vogliamo lodare insieme, alleluia. the chair insieme pregare il Signore mettiamoci in santa riverenza davanti a lui e lo cerchiamo con tutto il cuore la stessa cosa vogliamo fare ci uniamo di pari sentimento e preghiamo chiediamo tutti la stessa cosa come lo possiamo fare se tu segui quello che il Signore mette nel mio cuore, ci sei incluso, ci sei inclusa anche tu. Perché chi guida per lo Spirito Santo si immedesima con il popolo. Sì, noi quando amministriamo la parola, quando parliamo di quel che Dio dice, non lo diciamo al popolo e noi stiamo da un'altra parte ma ci immedesimiamo perché abbiamo lo stesso bisogno. Cristo stesso si è immedesimato nella nostra umanità, perciò siamo chiamati a questo. E allora quando io prego come colui che guida nella preghiera perché occupo questo posto e tu confermi dall'altra parte stiamo pregando insieme. Noi dobbiamo imparare queste cose perché molte volte stiamo a guardare come se fosse che lui prega o lei prega e noi possiamo pensare tutto quello che vogliamo. No, la parola del Signore ci indica che noi ci immedesimiamo nel popolo e il popolo si lascia guidare da quello che è lo Spirito Santo, perché questo vuol dire. Amministrare ciò che lo Spirito Santo ci dà. Questo è il ruolo di ognuno che guida una riunione davanti al Signore, un culto di adorazione, un ammaestramento. Noi siamo un tutt'uno. Perciò mettiamoci insieme e preghiamo il Signore. Prega insieme con me, Signore. Veniamo a te perché tu sei colui che noi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di te più di ogni altra cosa. Signore non ti vogliamo chiedere, dammi questo o dammi quello. Chiediamo te nella nostra vita, che per lo Spirito Santo tu ci dai la tua presenza perché tu ci hai fatti in un modo speciale, hai dichiarato nella tua parola, che noi siamo personalmente il tempio del tuo Santo Spirito. Siamo dei contenitori dove tu sei dentro di noi ed agisci, parli, guidi, ci consigli, ci ammaestri, ci dai le direttive di come tu desideri che noi dobbiamo muoverci. E quello che ti vogliamo chiedere, partecipa alla tua presenza ad ognuno di noi, mentre siamo nella tua presenza, perché mentre noi ci muoviamo così, tu operi per il nostro bene. Tu ci guarisci, tu ci perdoni, tu ci doni la tua presenza, tu ci doni la pace, tu ci dai delle risposte. Perciò, Signore, che la tua presenza. Sia in ognuno di noi. Te lo chiediamo tutti insieme. Nel nome di Gesù Padre. Amen. 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 C'è un bel canto che vogliamo cantare insieme. E mentre lo cantiamo, aspettiamoci. Desideriamo che il Signore operi nella nostra vita, che guarisca la nostra mente, il nostro cuore il nostro corpo, la nostra anima, il nostro spirito, mentre lo cantiamo. Ed è il numero 784. Io sono il Signore, colui che ti guarisce. Noi molte volte pensiamo di essere guariti soltanto nel corpo, qualche cosa che ci fa male, il dito, il braccio, è eh? l'anima nostra ha bisogno di guarigione. Il nostro spirito ha bisogno di guarigione, la nostra vita ha bisogno di essere ristrutturata completamente. Perciò mentre lo cantiamo, permettiamo allo Spirito Santo di fluire nella nostra vita per operare per il nostro bene. Cantiamolo insieme. Questo bel canto. Alleluia. Tu sei il Signore Guarisci me Tu sei l'Eterno Il mio Dio La Tua parola Hai mandato a me Tu sei l'Eterno Il mio Dio Sono il Signore te, sono l'eterno, il tuo Dio. La mia parola ho mandato a te, sono l'eterno, il tuo Dio. Tu sei il Signore, visci me, tu sei l'eterno. Tuo Dio. la mia parola ho mandato a te, sono eterno il tuo Dio. La mia parola ho mandato a te, sono l'Eterno, il tuo Dio. La parola del Signore fa proprio questo effetto nella nostra vita. Quando arriva una parola viva da parte del Signore, unta dallo Spirito Santo, opera ciò che sentiamo e quando ce lo dichiara, facciamo per verificare e Egli ha già compiuto l'opera nella nostra vita. Gloria sia resa a Dio. Perciò è importante che noi Ascoltiamo con attenzione perché la sua parola, quando scende nel nostro cuore, ci cambia, ci fa sentire diversamente. C'è un'espressione che vogliamo guardare nella parola del Signore nel libro di Geremia nel capitolo 17, verso 14, dove il profeta dice, guariscimi. Signore, e sarò guarito, salvami e sarò salvo, poiché tu sei la mia lode. Geremia come rappresentante del popolo si identifica, come ho detto prima, si identifica con il popolo, come pastore, come guida come portavoce di Dio. Egli si medesima nel popolo e quando lo dice, lo dice per tutto il popolo. Infatti, egli dice, guariscimi, Signore, e sarò guarito. Salvami e sarò salvo, poiché tu sei la mia lode. E questo lui lo spande su tutto Israele come rappresentante, portavoce di Dio dice questo ed è anche la sua preghiera personale perché mentre egli si medesima nel popolo non si esclude è incluso lui stesso sente il bisogno di essere guarito di essere salvato dal Signore Ed è anche la sua preghiera personale. Ci vogliamo anche noi identificare oggi con questa parola? Nel dire guariscimi, Signore. Guarisci la mia anima, guarisci il mio spirito, guarisci il mio corpo. Perché se tu mi guarisci, Signore, sarò guarito. Salvami, Signore. Salvami da qualsiasi situazione. La salvezza è completa, è ricca di tutti i benefici che essa contiene in qualsiasi fascia della nostra vita, morale, spirituale, fisica e di incidenti diversi che possono accadere nella nostra vita. Salvami! e sarò salvo. È incluso tutto questo. Salvami, preservami, liberami. Dio ha scelto un pezzo di questa parola che è scritta più di 200 volte nella Bibbia. Salvami. È All'origine di questa parola salvami nella lingua, egli ha preso un pezzo di questa parola e ha mandato un salvatore. Che cosa vuol dire? Chiariamo bene. Quando uno dice salvami, ci deve essere uno che lo salva. Questa parola si divide in due. Chi ha bisogno dice verso chi può. Salvami e il Salvatore ci salva. È una parola tagliata a metà che mettendola insieme, chi dice salvami, il Salvatore che si avvicina si completa e c'è la salvezza completa, il benessere di tutta la benedizione di Dio. È bello questa espressione nel dire da una parte c'è una metà che dice salvami, dall'altra parte c'è la metà di chi è il salvatore messa insieme esplode la salvezza di Dio nella vita di chi si accosta a colui che può salvare. Questa parola c'è più di 200 volte nella Bibbia. Salvami. E chi deve salvare? Il Salvatore. Noi che diciamo salvami verso colui che è venuto come il nostro salvatore. Dio nel suo progetto divino salva in tutte le cose, ma salva anche dal peccato che così facilmente ci avvolge, ci appesantisce e ci allontana da Dio. Quando Egli ha mandato il suo figlio, ha fatto proprio Qualcosa di molto importante per farci comprendere la sua venuta, perché è venuto. Signore, aiutaci. In Matteo capitolo 1, verso 21, leggiamo insieme: dice così: Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà. Lui è il Salvatore, il suo popolo dai loro peccati. Gloria al Signore. Ecco, quando noi sentiamo dire salvami, perché c'è un Salvatore mandato da Dio per salvare i nostri peccati, per salvarci in qualsiasi situazione. Già nell'antico patto c'era la salvezza di Dio quando si rivolgevano a Dio e venivano salvati, liberati dal peccato attraverso i sacrifici che facevano. C'era l'esempio che due animali venivano messi insieme. Uno veniva buttato nel deserto che si portava il peccato, l'altro veniva ucciso per pagare il prezzo per il peccatore. E quando Dio, attraverso la sua parola, voleva far comprendere quell'azione, che cosa aveva fatto nella loro vita, il loro perdono, il perdono di Dio, ci sono delle espressioni che ci aiutano a comprendere come Dio... Allontanava il peccato da quelle persone che avevano offerto quel sacrificio. Per esempio troviamo in, nel Salmo 103 verso 12 dice che Dio allontana i peccati come dal levante al ponente. Come è lontano l'oriente dall'occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe. In Isaia capitolo 1 verso 18 c'è un'altra espressione che dice Dio ci purifica completamente dalla macchia del peccato, guardiamolo insieme, poi venite e discutiamo insieme, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come la porpora diventeranno come la lana. C'è un altro verso che ci aiuta in Isaia 38, 17, dove dice Dio si è gettato dietro alle spalle tutti i nostri peccati. Ecco, per la mia pace che io ho avuto grande amarezza, ma tu nel tuo amore mi hai liberato dalla fossa della decomposizione perché ti sei gettato dietro alle spalle tutti, tutti i miei peccati. C'è un'altra parte in Geremia 31-34 dice Dio non si ricorda più dei nostri peccati. Nessuno istruirà più il suo compagno, il proprio fratello, dicendo, conoscete il Signore? Poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò del loro peccato. C'è anche in Michea capitolo 7, 19, dove dice: Dio mette sotto i suoi piedi le nostre colpe, non solo, egli tornerà a ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. È un'espressione che ci fa comprendere la nostra salvezza come siamo salvati, liberati dalle nostre colpe, attraverso i sacrifici che venivano fatti. Ma nel nuovo patto, quando è venuto Gesù, Egli è il nostro salvatore, è il purificatore, è colui stabilito da Dio. Egli è non l'agnello figurativo che veniva ucciso alla Pasqua, ma Egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, che toglie il peccato dal nostro cuore, dal nostro essere. Egli è colui che ci dice che siamo perdonati quando andiamo a lui con tutto il cuore. Che cosa abbiamo letto? In Geremia 17:14, quando noi andiamo e ci medesimiamo e ci vogliamo immedesimare ancora questa mattina, con il profeta, con la parola di Dio e diciamo insieme, Signore, guariscimi e sarò guarito. Signore, perdonami perché fa parte della salvezza. Salvami, Signore, e sarò salvo poiché tu sei la mia lode. Salvatore, abbiamo detto, Gesù vuol dire... Dio è salvezza, eh, gloria al Signore, colui che ha portato la grazia per tutti. Dio Gesù è la nostra salvezza. È bello che quando noi diciamo Signore salvami, un salvatore è stato mandato da Dio, non quelli che facciamo noi. Il Salvatore è Gesù Cristo. Ed egli ha portato la grazia per tutti. Vediamo come San Paolo spande la grazia su tutta la Chiesa. Leggiamolo insieme in Filippesi capitolo 4 verso 23 che dice così. Leggiamolo. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Alleluia. La grazia di Cristo viene riversata, spasa su tutti quei cuori che invocano il Salvatore, che per la grazia, egli la spande come un manto su di noi ancora questa mattina, la grazia di Dio, un lenzuolo di benedizione. Ed allontana il nostro peccato, come abbiamo letto, quelle espressioni ci aiutano a comprendere che Dio allontana le nostre colpe da noi, ci lava, ci purifica. E questa volta non è l'agnello prefigurativo del dell'antico patto, ma è l'agnello di Dio che è stato immolato, il Figlio di Dio. Che ci lava col suo sangue mentre ci avviciniamo a Lui e sentiamo la purificazione della nostra vita, della nostra anima, della nostra coscienza, perché Egli spande la grazia, il perdono su ciascuno di noi. La grazia del Signore Gesù Cristo, sia con il vostro Spirito, dice la parola del Signore. Con l'espressione. Viene riversata su tutti noi. Perché quando Gesù è venuto, la stessa parola di Dio ci dice nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 1, verso 16: dice, Perché egli ha portato grazia sopra grazia. Le espressioni umane sono troppo piccole per esprimere, però, infatti, la sua pienezza. Noi tutti, per la sua, infatti dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, cioè egli è il contenitore di Dio per riversare la grazia sopra, grazia che ci serve, vita naturale durante, egli riversa la grazia sopra di noi quando noi andiamo al Salvatore per dire, Signore, salvami, salvami, il Salvatore viene e cambia la nostra vita e riversa su di noi la sua grazia, dicendoci la grazia che cos'è, tu non hai mai commesso niente, io ti do il mio manto di giustizia come se tu non avresti mai peccato in vita tua perché io, il Salvatore, posso e ho il potere di operare questo nella tua vita. Perciò è importante che noi andiamo e ci medesimiamo ancora questo giorno nella, nella preghiera del profeta Geremia che dice, salvami! E guariscimi, guarisci la mia anima, guarisci il mio spirito, guarisci la mia vita, Signore. È Dio che ci viene incontro nei momenti del nostro bisogno, nella persona di Gesù Cristo, che con il suo potere, il potere datogli da Dio, per poter fare questa opera nella nostra vita. Come lo esprime in Colossesi capitolo 1 verso 19, dicendoci che cosa, poiché al Padre piacque di fare abita abitare in Lui tutta la pienezza, Alleluia, egli ha tutta la pienezza necessaria per riversare la grazia sopra di te, sopra di me. E su tutti quelli che siamo insieme in questo giorno, se noi ci medesimiamo nelle parole del profeta nel dire Signore, salvami, Signore, guariscimi, Signore, guariscimi, Signore, salvami. Perché Egli ha il potere di fare questa opera con la sua pienezza, con un chiaro significato. Egli ha tutto quello che noi abbiamo bisogno. Nel Vangelo questa parola pienezza c'è scritta 17 volte. Egli ha la pienezza per riempire tutti i vuoti che ci possono essere nella vita di tutta l'umanità e in questa mattina per ognuno di noi. Alleluia, gloria al Signore. Egli ha tutta la pienezza per tutti i nostri bisogni, perché è stato autorizzato da Dio, è venuto da parte di Dio per essere colui che è pronto a salvare in qualsiasi situazione noi ci possiamo trovare. E nel capitolo 2 della stessa Epistola, nel verso 9, ci aiuta a comprendere. Il potere del nostro grande Signore e Salvatore Gesù Cristo, perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità. Alleluia, gloria sia resa a Dio. Una chiara dichiarazione della sua deità per dire a noi: Gesù Cristo è Dio, Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Gesù Cristo è salvezza, Dio è salvezza, alleluia, perché Egli è Dio, alleluia, una chiara dichiarazione della sua deità. Gesù Cristo è Dio, Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Perciò se noi questo giorno... Ci medesimiamo nelle parole del profeta Geremia come egli si medesimava nel popolo nel capitolo 17 verso 14, leggiamolo insieme, dice e noi vogliamo dire, noi dobbiamo dire, non possiamo restare con la bocca chiusa, col cuore chiuso perché egli è pronto ad operare quando noi ci medesimiamo in quello che lo stesso profeta dice per il popolo e per sé. In questa mattina io lo dico per me e per te. Tu lo dici per te e per me. Vogliamo dire insieme, guariscimi Signore e sarò guarito. Salvami e sarò salvo poiché tu sei la mia lode. Alleluia. Salvami. Si rivolge al solo Dio che può salvare. Ci rivolgiamo al solo Signore che può salvare. Come portavoce di Dio sa che quando ci muoviamo verso colui che può, la maledizione cambia. Cambia in benedizione. Guardiamolo insieme nel verso 7. Geremia conosce Dio, Geremia è portavoce di Dio, Geremia ha un rapporto speciale con Dio, egli sa che Dio può benedire coloro, colui, colei che si avvicina a lui. Benedetto l'uomo che confida nel Signore. E la cui fiducia è il Signore. Alleluia. Nel verso 5 egli aveva già detto, per chi voleva confidare diversamente sarebbe stato maledetto. Così parla il Signore, dice nel verso 5, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio. E il cui cuore si allontana dal Signore, mm. dice che cosa: in quel tempo Giuda voleva allearsi con l'Egitto, con i caldei, cioè l'Egitto, i Caldei, Babilonia, spesse volte, questi popoli nemici. Israele aveva la tentazione di chiamarli e fare collaborare per combattere verso altri popoli. Ma come può un nemico combattere insieme con noi e pensare che poi ci aiuta? Perciò la parola del Signore dice, maledetto l'uomo, che confida nell'uomo. Mm. Dice, in quel tempo Giuda voleva allearsi con l'Egitto, con i Caldei. Noi siamo spessi, spesso tentati di trovare anche noi le soluzioni nostre, altre soluzioni. Anziché andare a Dio, a colui che può benedire, a colui che può salvare, a colui che può liberare, a colui che può, come abbiamo letto insieme, ci rivolgiamo un po' da tutte le altre parti. Il verso 7 ci aiuta, altre soluzioni non ci possono aiutare. La indicazione che ci viene data, per essere benedetti dobbiamo andare secondo la guida che la parola di Dio ci dà. Leggiamo insieme il verso 7. Non ci fidiamo di andare a destra e a sinistra perché le cose cambiano quando andiamo al Signore. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Questo verso ci dice, chi confida nel Signore è benedetto. Nella benedizione la maledizione perde forza. E come quando passiamo dal freddo al caldo, il freddo perde forza nella nostra vita. Come quando usciamo dall'oscuro e andiamo al sole cambia, non ci sono tenebre, c'è la luce del sole, c'è il calore del sole, c'è la vita, quando noi andiamo al Signore così cambia la nostra vita. La fiducia nel Signore, la fiducia nell'uomo o nelle cose che fa l'uomo porta a maledizione. Noi dobbiamo confidare in Dio. Abbiamo un esempio chiaro in questo tempo. Noi dobbiamo confidare in Dio perché il virus non ci attacchi. Poi l'uomo ha fatto il vaccino. Dobbiamo confidare in Dio perché il vaccino non ci distrugga. Perché l'uomo... per combattere il vaccino, per combattere il virus, ha fatto qualcosa che è peggio del virus. Il virus in qualche modo, dopo che se ne va, siamo guariti, mentre il vaccino ci infetta e ci fa trovare peggio nel futuro. Maledetto l'uomo che confida in un altro uomo. Perché se l'uomo ha il cuore maligno, come può operare bene? Come possiamo confidare nelle cose che fa l'uomo? Perciò Dio dice maledetto l'uomo che confida in un altro uomo. Noi dobbiamo confidare in Dio. Perché se il cuore dell'uomo è malvagio, come può fare cose buone per noi? Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è nel Signore. Gloria sia resa a Dio. Dobbiamo confidare in Dio per il vaccino perché è più pericoloso del virus. Leggiamo il verso 8, come ci aiuta la parola del Signore. <coughs> Verso 8 dice così, Egli è come un albero piantato vicino all'acqua. Quando andiamo al Signore, fratelli, sorelle, è lì che cambiano le cose, perché Dio ha il potere di cambiare ogni cosa. Egli è come l'albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto leggiamo insieme questi due versi che ci aiutano e possa lo Spirito Santo convincerci che noi dobbiamo andare al Signore prima di ogni cosa leggiamo il 7 e l'8 che ci aiutano a comprendere le direttive che ci vengono dalla parola del Signore. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume, non si accorge quando viene la calura. E il suo fogliame rimane verde nell'anno della siccità, non è in affanno e non cessa di portare frutto. Coloro che confidano nell'uomo, coloro che confidano nelle cose che fa l'uomo, coloro che confidano nelle immagini fatte da mano d'uomo, non è la stessa cosa. Ci aiuta a comprendere il concetto, il Salmo 1 dal verso 4 al 6 lo vogliamo leggere. Non è la stessa cosa quando noi ci lasciamo andare perché il cuore dell'uomo è malvagio. Non è, così degli, non è così gli empi, anzi gli empi sono come pula che il vento disperde. Perciò gli embi non reggeranno davanti al giudizio né i peccatori nell'assemblea del giusto, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli embi conduce alla rovina. Non è la stessa cosa, perché il cuore è il cuore dell'uomo è ingannevole. Leggiamo nel verso 9 del capitolo 17 dove stavamo leggendo in geremia egli fa una dichiarazione nel dire il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa è insanabilmente maligno chi potrà conoscerlo ora se il cuore dell'uomo è malvagio come può operare in bene verso di noi Perciò noi dobbiamo mettere la nostra fiducia nel Signore, fratello, sorella. Noi dobbiamo porre la nostra fiducia in Dio in un momento come questo. Ora più che mai abbiamo bisogno di andare a questo Salvatore per dire, Signore, guariscimi, Signore, salvami perché egli lo fa, perché è stato mandato da Dio per noi. Gloria al Signore. Come Gesù disse a Nicodemo, e quando, per quando siamo moralmente acculturati come era Nicodemo, non poteva entrare nel regno di Dio. Era un dottore della legge, conosceva tutta la legge. Era eh, molto acculturato, aveva quella educazione legale, ma per il regno di Dio abbiamo bisogno di nascere di nuovo, il nostro cuore ha bisogno di essere cambiato. Non possiamo entrare nel regno di Dio, dobbiamo nascere di nuovo e permettere a Dio di fare questa opera. Questa opera Dio la fa quando noi andiamo a Lui dicendo poche parole ma con tutto il cuore, come abbiamo letto nel verso 7, leggiamolo insieme. Quando noi andiamo al Signore con tutto il cuore, verso 7 leggiamolo insieme e facciamolo diventare il nostro punto di riferimento. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Come dobbiamo andare al Signore? Il profeta ci dà la guida, leggiamo il verso 14. Anche in questo tempo noi dobbiamo andare al Signore così. Guariscimi, Signore, e sarò guarito. Quando parliamo di guarigione, non pensare solo a qualche dolore nelle tue ossa, la tua testa che ti fa male, qualche gamba, qualche piede, qualche dito. No. Abbiamo bisogno di una guarigione completa dell'anima, dello spirito e del corpo, dei nostri sentimenti devono essere guariti, rettificati dallo Spirito Santo. Salvami! Quando parliamo di salvare, non è solo la salvezza dal peccato, ma abbiamo bisogno di una salvezza completa che Dio ci vuole dare per mezzo della grazia di Gesù Cristo, il Salmista. Il, Profeta dice: Salvami, perché se mi salvi tu sarò salvo veramente. Vedi cosa dice: Salvami e gli conosce Dio. Si sente certo quando Dio lo salva. Si sente certo quando Dio lo salva, non quando lo salvano gli egiziani, non quando lo, lo salvano i, i, gli altri popoli o il, il suo popolo stesso che spesso si girava contro di lui. Salvami e sarò salvo, poiché tu sei la mia lode. Noi dobbiamo continuare in questo modo. Noi dobbiamo rivolgerci. Noi siamo la parte che abbiamo bisogno e diciamo salvami e Dio ha mandato un Salvatore che ha tutte le credenziali per poterci salvare in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, in qualsiasi circostanza e per qualsiasi cosa. Alleluia. Gloria al Signore. A ah, Salvatore dobbiamo dire: Salvami, ed è Lui che cambia tutto. Abbiamo letto metà del Salmo 1, leggiamo la prima metà, che ci fa comprendere come la scena cambia la benedizione di Dio nella nostra vita, perché è Lui che ha il potere di cambiare le cose per te. E per me, beato l'uomo, che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, cioè che compie le opere che fanno i peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, che non partecipa alle stesse azioni lungo il cammino della sua vita, ma il cui diletto... E nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Abbiamo letto il verso 2. Leggiamolo un'altra volta. Dove dobbiamo prendere il nostro diletto? Dove dobbiamo spendere il meglio della nostra passione, della nostra vita, il cui diletto è nella legge del Signore. E su quella legge medita giorno e notte. Noi dobbiamo prendere il nostro diletto, il nostro piacere deve essere quello, come dice nel Salmo 37, verso 4, per avere una vita trasformata, cambiata da colui che può, il Signore può. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Le indicazioni sono chiare, ma è anche chiaro che noi dobbiamo spostarci verso questo Signore. Se noi stiamo così... Il Signore ci guarda e noi non andiamo a Lui, non può operare nella nostra vita, perché Egli dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Noi dobbiamo mantenere questa continuità di chiedere. Man mano che scorre la vita così la dobbiamo, ci dobbiamo esercitare nel riempirci di queste benedizioni che Egli ci dà e che Egli vuole riversare nella nostra vita. Vogliamo pregare insieme al Signore e vogliamo usare le stesse parole del profeta Geremia. Nel capitolo 17, verso 7, leggiamolo insieme e facciamola diventare la nostra preghiera da ora fino a che restiamo in vita. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Noi vogliamo porre la nostra fiducia nel Signore e andiamo a Lui, nel verso 17, leggiamolo insieme, 14 scusami, guariscimi Signore e sarò guarito, salvami e sarò veramente salvo, perché quando la fa l'opera il Signore regge, quando la facciamo noi, a modo nostro, o la fanno gli uomini, peggioriamo. Anziché andare meglio, andiamo peggio. Dobbiamo avere una fiducia relativa negli uomini, cioè voglio dire in quelle cose che sono per piccole cose che abbiamo bisogno, ma il grosso della nostra fiducia deve essere nel Signore. È come dire che se il dottore deve fare qualcosa nella mia vita, io ho fiducia che mi aiuta perché ha studiato per quello, ma la mia fiducia deve essere che il Signore guidi le sue mani, guidi la sua mente, guidi il suo essere perché possa compiere qualcosa che mi aiuta ma deve essere soprattutto il Signore. La nostra fiducia deve essere spostata verso Dio, perché è Lui che ha il controllo di ogni cosa. È Lui che ha detto ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, cioè è lui che è al di sopra, che ha il controllo di tutte le cose. E a noi ci viene detto di andare a lui. Vogliamo pregare come, come ha pregato Geremia? Leggiamo insieme questo verso. Guariscimi, Signore, perché se lo fai tu sarò veramente guarito. Salvami, Signore, perché se lo fai tu sarò veramente salvo. E allora la mia vita sarà una lode continua per le opere che tu compi dentro di me. Eh? Vogliamo ringraziare il Signore per la Sua parola? Segnati questi versi e poi vai a rileggerli, perché troverai ancora alimentazione per far crescere la tua fede in colui che è il nostro Salvatore. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo per la tua parola e per le direttive che ci dà, direttive sicure che funzionano, Signore, perché le tue testimonianze sono grandi in tutte le direzioni e noi ti ringraziamo che ancora oggi dirigi la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere verso di te che puoi e che vuoi operare in nostro favore. Ed insieme ti vogliamo ringraziare. Benedici il tuo popolo, Signore, e fa che possiamo far tesoro di tutte le indicazioni che la tua parola ci dà, perché realmente sei tu che ci ami, più di ogni altro e di ogni altra persona che esiste nel mondo. E a te, Signore, vogliamo dare la lode, l'onore e la gloria. Sì, vogliamo che tu devi essere la nostra lode. E vogliamo esaltarti, benedirti e glorificarti ora e sempre, Padre Dio, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto, così vai a rileggerli e vedrai che lo Spirito Santo ti dà altra luce e altro coraggio di continuare a porre la tua fiducia nel Signore. Geremia 17:14, Matteo 1:21, Filippesi 4:23, Giovanni 1:16, Colossesi 1:19, Colossesi 2:9, Geremia 17:7, 17:5, 17:8, Salmo 1 da 1 a 6, Geremia 17:9, Salmo 1 da 1 a 3 e benedetto sia il Signore. Ti voglio ricordare che questo stesso programma, questo stesso culto verrà ritrasmesso alle ore 14.30 sul canale 245 ed altri canali e sarà su tutti i social in modo che tu puoi avere informazioni di quello che Dio dice nella sua parola per fortificarci insieme nel Signore. Dio ti benedica, Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10.30 per la solita visita pastorale. Buona domenica e Dio ti benedica e buon ascolto per la prossima ripetizione, per la prossima eh, ripetizione che ci sarà. Dio ti benedica, pace e buona giornata.